Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Lord of the Fallen. Benissimo, allora andiamo ad affrontare questa arena. Proviamo con quest'arma, dai, tanto siamo messi abbastanza bene di vita, posso provare a rischiare. Thank you.
era un attimo da capire, ammetto che ci ho messo 3 volte a farlo, però non era difficile, era un po' massiccio tutto qua. Diciamo che ci siamo abituati a una difficoltà di gioco molto più facile. Vediamo. Avete caratteristiche, appunto, ascia grande cerimoniale. Vediamo un po' quest'ascia grande cerimoniale. Cerimonialo. Vediamo un po'. Faccio così, così mi vede direttamente quelle nuove. Vedete, quando viene fuori il pallino so che è nuova. Non la vedo ancora, cioè, abbiamo troppe armi. Vabbè, comunque ci guarderò perché... Ah, eccolo qui, cerimoniale. Vorrà un requisito incredibilmente 26 di forza. Sono convinto che faccia tanto. Però, vediamo un po' com'è. Bella, 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 per carità. Però, purtroppo non abbiamo fatto la build di forza, quindi niente. Va bene, andiamo avanti, rimettiamoci la nostra solita e andiamo avanti. Allora, ho provato, volevo, allora, prima di tutto, usare, mettere da parte i punti esperienza, che non si sa mai. Poi uscire in tale per vedere se mi dai tutte le pozioni, perché ne ho usate parecchie, evidentemente è stato uno sconto cruento. Vediamo se me ne dai. Ok, sì, beh, è un modo bello. 14, quante pozioni avevo io? 15, quindi una in meno. Adesso le voglio affrontarlo, perché sono due mob molto ostici quelli che dobbiamo affrontare adesso. Vorrei affrontarli in modo un po' sereno, non che cioè sia più sereno affrontandoli con tutte le pozioni, però la mia illusione è quella. Ok, andiamo. Ci sono due mob, boss mob, insomma, come volete chiamateli, uno fuoco e l'altro fulmine. In base a chi uccidiamo per ultimo ci darà l'arma fuoco e l'arma fulmine. Ovviamente per prendere tutte e due bisogna fare 2 run, vabbè, o il plus, insomma. Ok. Non ricordo a che punto arrivino. Ecco. Ho cambiato armatura, ho messo quello del set che ci hanno regalato.
Thank you.
Bene, non era difficile, ho dovuto solo impararmi su Muser. Perfetto, non mi ricordo se ho fatto 3 o 4 volte, ma non è una gara, insomma. L'importante è averlo imparato. E vediamo cosa ci ha dato. In base a chi abbiamo ucciso per ultimo ci dà qualcosa di diverso. Brocchiere, difensore. Vediamo un po' questo brocchiere difensore. Wow. È un brocchiere, eh? 32 di difesa, 100%, 23 di padronanza, 1,5 di peso. Non ha slot, agilità 15, 100%, 17. Difesa fisica, quindi di più, padronanza 23, di magia di più, 100% da fuoco, 70% da veleno, da fumini zero, però non ha slot, sì, con gli slot potevo aumentare qualcosina, però non penso di arrivare così in alto contro il fuoco. Vabbè, il fuoco era 90. Veleno 70, dico, guadagno 30 in più e perdo 40. E con gli slot, sì, forse era meglio il nostro, però comunque più difesa. Quindi in momento vado in fat e spacco ossa, spacco schiena. E niente, mi tocca per il momento, se non voglio andare in fat, mi tocca far così. Da questo almeno mi aiuta così. Beh, dai, non è stato difficile, è solo da imparare. Ci ho messo 2-3 volte. 3 volte, 4, non lo so, dai, ci ho messo un po'. Ok, adesso torno un attimo indietro perché si è sbloccata la nuova nota audio. Che se la trovo. Da dove eravamo venuti? Qua. Today I was ordered to carry 2 monks down to the catacombs. They were kicking and screaming, cursing the name of the mighty Antanas. I don't know what awaits them in the darkness. Ah beh, è molto lunga. Allora, vado un attimo al checkpoint, che dovrebbe essere qua. Ok. Beh, non sono tante, lo so, però lì. Meglio di niente, sicuro è. Purtroppo non posso... Cioè, posso far di meglio... Volendo, lo sapete, se mi fa entrare, ovviamente. Possiamo usufruire di questi 2 checkpoint. Tanti saluti. Insomma, sono gratis. 13. Ah, entra. Così siamo a posto. Tanto comunque non si erano rifatti. E qua per non entrare e uscire, perché sono una palla, facciamo così e tanti saluti. Spero che un giorno imparerà a scendere scale quest'uomo. Ok, siamo a posto. Perfetto. Ok, saliamo. Ci hanno chiuso il passaggio, notato. Adesso saliamo da altre parti. Andiamo qua. There's the traitor! Oh, porca vacca. Oh, ragazzo, come ti permetti? Fate un attimo. Oh, ma com'è tutta questa ansietà qua? Dai, le poste, insomma, è sempre bello. Ok. Che situazione ostica che ci siamo infilati. Bella bella, proprio, cioè, nel senso. Non è che io qua... No, no, rilassati. Ma porca vacca. Signor Cosa, io non è che le posso venire dietro nel culo, nel senso, eh. No, non gli sono venuto. Non riesco a venirgli. Cioè, nel senso, sto proprio male. Ma lei è astruso. Tanto, tanto. Niente, non. Io voglio solo curiosità la mia, perché se so che non gliela posso fare, non gliela faccio. Però è difficile capirla. Vediamo se riesco a fare una schivata da panico. Ok. Ma mi fa ma che cazzo. Facciamo. Mi sono un po' rotti i marroni, signore.
Ok. Quando mi ci rompo, mi rompo, eh. Ci ho provato. Ah, me non ci riusciamo. Vediamo vedere qua. These monks, they did not deserve this. They were given some kind of elixir and it changed them. First they screamed in agony and fell down, motionless. Then they started to grow. One engulfed in fire, second surrounded by lightning. I ran from there. I could not watch. Questo ci ha provato, eh. Ok, no, mi scusi, non è ancora morto? Sento che sono forti, eh. Niente che dire. Aspetta un attimo, io non l'avevo vista lei. Chi è? È lui. L'ho fatto male. Mi sono fatto male. Ok, calma, perché non è difficile. Ah, questo non si riposta. Devo beccare quello momento giusto che fa quello giusto. È un po' come la vazza, insomma. Aia. Signore, lei mi ha spaccato il culo, lo sa. È un po'. È un po' una presa per il culo che. Che io non ce la faccio mai per dare un cazzo. Sì. Questo era. Era proprio la schiena a schiena, eh. Ok. No, gli ha dato il calcio. Ma da che figlio di troia. Vabbè. Io ho convinto, ho detto ce l'ho fatta. Stavo che grattando il ciglio. Ecco qua. Vediamo se c'è altro. Così controllo. Sapete come sono fatto. Controllo tutto. Poi magari non c'è un cazzo. Poi insomma. Ok. Guardate che siamo veloci. Io non so effettivamente se è questa qui. Scusi signore. Devo andare. Quindi. Ah, qui mi allontano. Che cazzo vado qua? Non è qua. Ok, almeno abbiamo capito. Signor, si calmi. Eccoci qua. E quindi a sto punto mi viene da pensare che sia di qua. The god still lives. Aspetta, non vedo un cazzo. Sì, ma cazzo però, tutte io le becco, eh. Mamma mia, l'ho sfondato il culo come un canarino, nel senso. Oh, salve, lei mi piace, sa? Eccoci qua. Ah, ma io ho capito dove siamo qua. Siamo alle. Qua, vicino all'entrata, dal ragno, sapete? No, bisogna che guardo una guida perché non mi voglio perdere niente. Chissà quanti segreti ci saranno qua. Che cazzo, il segato di inculata, quello c'era. Lo sapevo io che mi dava l'incuola. Cazzo, l'ho preso all'improvviso alle spalle. Non è mica giusto, eh. È il mito che di far tutto. Vabbè, ci vediamo dopo. Ok. Ah, una volta che lo so. Eccoci qua. Oh cavoli, va bene, adesso guardo una guida perché se no finisco una merda. Ok ragazzi, sono qua dove eravamo prima, perché si era aperto il portale e lo volevamo fare, però lo faremo nel prossimo episodio, quindi, dato che è un'arena sarà divertente. Ci rigeneriamo un attimo e salviamo magari i punti caratteristica, che sarebbe anche ora, abbiamo tanti. Questo mi piacerebbe tanto farlo. Per avere più energia, però l'agilità a sto punto, i due punti cosa dicono? Un cazzo. E mettiamo via anche gli altri. Ok. Speriamo bene. Volevo vedere se tolgo questo qua per mettere parassita. Siamo ancora così, però se commetto che se metto quell'arma lì, che è la nostra solita, che è nostra preferita, non ci aiuterà un granché. Vediamo un po'. 17, infatti immaginiamo. Vabbè dai, adesso continueremo con questo, appena troverò qualcosa di un po' più potente vedremo. Quindi ragazzi, come al solito invito a lasciare un like, un commento, spiace la serie, fammi sapere cosa pensate, vedete sotto insieme, ciao ciao.